Benvenuti cari amici mobileOS.it, siamo in compagnia di Acer Liquid Z630, un device molto interessante perché monta all'interno una batteria da 4000 mAh pur avendo, vedete, uno spessore non particolarmente elevato e un peso di soli 165 grammi. Allora andiamo a vedere come si comporta nella nostra recensione. Benvenuti cari amici di MobileOS.it, siamo qui in compagnia di Acer Liquid Z630. Un device veramente interessante, andiamo a vedere subito quali sono allora le sue specifiche. Android Lollipop 5.1, display da 5,5 pollici, IPS HD 1280x720 pixel, 267 ppi, processore di MediaTek LMT6735 quad core da 1.3 GHz. Fotocamera anteriore da 8 megapixel con la fotocamera posteriore sempre da 8 megapixel e flash LED. Sul posteriore anche il logo DTS Sound e qui lo speaker con un leggerissimo piedino. Poi 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibili tramite micro SD, dual SIM, Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth e GPS. Dimensioni 156.3 di lunghezza, 77.5 di larghezza, 8,9 mm di spessore, 165 grammi di peso. All'interno ve la faccio vedere, anche se l'abbiamo già vista in unboxing, ma ve lo faccio rivedere. Batteria da 4000 mAh, removibile, qui le due SIM, entrambe in formato micro, e qui invece la micro SD. Perfetto. Allora direi che possiamo partire tranquillamente con la nostra recensione. Andiamo a fare una chiamata, in questo caso dato che abbiamo all'interno del dispositivo una SIM Vodafone, quindi andiamo a chiamare il 190. Benvenuto in Vodafone. Per la telefonia mobile e internet con smartphone, chiavetta e tablet, digita 1. Per la telefonia fissa, digita 2. Digitiamo 1, così sentiamo un attimo ancora un po' la voce guida. Se vuoi parlare con un operatore, ti informiamo che l'attesa potrebbe prolungarsi a causa delle numerose chiamate. Non hai credito disponibile. Ma è davvero incredibile il fatto che ogni volta che chiama servizio clienti ci siano sempre queste linee intasate a Vodafone. Ma vabbè, comunque, togliendo questo, direi che il dispositivo ha un audio discreto, non proprio, come dire, ai massimi livelli, però una media qualità. Manca un po' di potenza, il che è strano visto che il prodotto di Acer è davvero ampio, davvero grande, quindi mi sarei aspettato qualcosina in più. Sì che è grande, ma comunque non molto spesso e nemmeno troppo pesante. Andiamo un attimino a trovare l'applicazione musica di Acer, o anche Play Music, va bene lo stesso. Andiamo un attimo a vedere, no, non lascio aperto niente, penso di canzoni, no, ma non vorrei che mi parte qualche canzone e poi YouTube mi dice che non ho i diritti di copyright. No, perfetto, ok, allora possiamo far partire la nostra classica canzone, volume al massimo. Il suono non si blocca troppo quando il telefono è poggiato. Perfetto, insomma, un audio, ripeto ancora una volta, discreto, non ai massimi livelli, ma discreto. Per quanto riguarda invece la luminosità, andiamo subito un attimo a parlare di display, andiamo a abbassare un pochino la luminosità perché mi sembra un po' troppo forte. Andiamo allora a parlare di display, a vedere le classiche foto che vi faccio ogni volta vedere. Andiamoci a vedere le classiche foto che faccio appunto osservare quando, anzi partiamo subito da un video, quando andiamo a testare il display, ci vediamo subito questo video in full HD, vediamo un po' come si comporta il telefono.
Direi che si comporta molto bene, vi ho fatto vedere come il device ci riesce a seguire anche spostandoci all'interno del video. Allora, per quanto riguarda il display, vi ricordo un display da 5,5 pollici diagonale, IPS HD 1280 per 720 pixel, un pannello dove qualche pixel, ok, se si avvicina proprio l'occhio al display si riesce appena appena a scorgere, ma direi un buon pannello, una definizione più che buona, e direi che i colori forse sono un po' troppo sparati, magari non troppo rispondente alla realtà, ma gli angoli di visione sono davvero buoni del telefono, davvero buoni, nessun problema con questo pannello, quindi ci siamo. Anche la palette di colori è buona, anche la luminosità si vede bene sotto il sole, e i neri invece mi hanno poco convinto. Vabbè, non riesco a fare più di questo, ma sono neri, ora tengo il dito, vedete, è premuto, vedete come c'è una differenza importante tra il nero del display e il nero della cornice. Questo è sintomo del fatto che i neri non sono davvero molto profondi. Già che sto parlando di display e non ho completato il discorso sulla parte telefonica, ora che ci penso, andiamo a vedere un po' come si comporta con la tastiera nei messaggi. Un prodotto, questo di Acer, che devo dire riesce ad essere particolarmente buono per quanto riguarda il... La digitazione del testo, ci siamo trovati bene, non ho avuto problematiche da questo punto di vista. Per quanto riguarda, cioè che ci siamo, la ricezione e la gestione delle due SIM, il telefono si comporta bene, nessun problema anche con la connessione internet e con il wifi. Attenzione però dal punto di vista della connettività, perché manca l'NFC. Per quanto riguarda invece il software, qui i classici toggle, abbiamo all'interno Android Lollipop in versione 5.1, il software è abbastanza buono, il telefono si muove davvero bene, nessuna grossa problematica. Qui tutti i vari toggle, qua e poi si entra nelle varie impostazioni, schede SIM per settare sulla prima e sulla seconda SIM, chiamate, messaggi e internet. Display molto interessante, abbiamo infatti la possibilità di scegliere anche la luminosità adattiva, quindi c'è, è presente. Si comporta anche discretamente bene il display da questo punto di vista. Tocco rapido, praticamente con la V si entra in chiamata, con la C si entra in camera, con la I si va a sbloccare il telefono, con la Z si entra in musica. LumiFlex, questo serve più che altro per quanto riguarda le foto. Poi audio, DTS Sound, vi ho già detto prima che era presente. Poi memoria, questa è ancora importante perché abbiamo 16 giga di spazio disponibile e abbiamo la possibilità anche di mettere una micro SD e di renderla come batteria e come memoria predefinita per appunto salvare e installare le cose. Poi info sul telefono, versione Android 5.1. Per quanto riguarda invece la batteria, dato che ho fatto un misunderstanding prima, batteria, poi finisco a parlarvi anche di software. Batteria da 4000 mAh, il telefono si comporta molto bene dal punto di vista dell'autonomia, non è nemmeno troppo spesso, nemmeno troppo pesante. Complimenti ad Acer, in quanto si arriva davvero tranquillamente a tanta serata con ancora un 20% di batteria, nonostante un uso medio intenso durante il giorno, quindi molto bene. Andando a parlare ancora di software, qui ci sono varie applicazioni di Acer che ne mette come sempre tanto, faccio notare soprattutto Abbi Musica e Abbi Foto, molto interessante per musica e foto. Qui le varie applicazioni di Google, non c'è solo Chrome ma c'è anche il browser standard per andare su internet, il browser proprietario di Acer. Direi che si comporta comunque discretamente bene, nessuna grossa problematica. Proviamo anche ad aprire un articolo, eccolo qua, vedete, si comporta bene, nessuna problematica. E anche su Repubblica, vedete, il telefono è scattante, riesce ad andare abbastanza bene, non ha grosse problematiche da questo punto di vista, quindi devo dire che ci siamo. Provo anche a fare un po' di zoom, pan impazziti, ma riesce a seguirci. Entriamo in questo articolo, allora vediamo un po', è la diretta di Fiorentina Lazio. Direi che, vedete, insomma, secondo me il browser c'è, siamo in versione desktop, ciononostante il dispositivo si sta comportando molto molto bene, quindi direi che ci siamo. Non vi ho parlato dal punto di vista della personalizzazione, classici sfondi, widget che si possono mettere tenendo premuto il dispositivo, il dito sul dispositivo, mentre con questo tasto si entra nella classica, nel classico task manager. Andiamo in fotocamera, vediamo anche un po' il software della camera.
Eccoci qua, software direi anche in questo caso abbastanza classico, se conoscendo un po' il software della camera di Acer, molto comunque con interessanti, ecco, opzioni. Oh, ok, pensavo ci fosse un bug, invece ok, si è riuscito a girare. Risoluzione massima, eccola qua, in 16 noni si arriva a 6 megapixel, in 4 terzi si arriva ad 8 megapixel. La fotocamera interna vi ricorda 8 megapixel, ma anche della frontale da 8 megapixel, quindi i selfie sono interessanti. Non c'è il flash per i selfie, ma comunque è buono. C'è la stabilizzazione video, la risoluzione dei video è a 1080p. Questo è quando c'è anche il controllo vocale. Qui poi si entra in una modalità di acquisizione, si può scegliere HDR, panoramica, abbellimento, foto con audio, insomma tante possibilità, la modalità scena, i vari effetti, si può controllare anche nei video, c'è anche il timelapse per esempio. È molto interessante anche l'effetto mono, l'effetto seppia, l'effetto negativo da applicare sui video, i bilanciamenti del bianco, l'esposizione e quant'altro e l'autoscatto. Questo è quanto. Andiamo a vedere allora le foto che abbiamo scattato con questo Acer, dispositivo appunto di Acer, questo Liquid Z630. Allora, per quanto riguarda le foto, quindi andiamo a parlare di come si comporta il software della camera e l'ottica montata, devo dire che il dispositivo ha una fotocamera con delle foto che sinceramente mi aspettavo qualcosina in più. Ci hanno un po' deluso questi scatti. Sì, le foto in notturna sono discrete, ma forse non viene illuminata benissimo la scena dal flash. I dettagli hanno qualche problemino, qualche dettaglio un po' impastato, qualche problemino di messa a fuoco. Insomma, così così le foto in notturna. Di giorno la situazione migliora, ma non così nettamente. Darei 6 come voto generale. Abbiamo delle imprecisioni anche in questa macro. Vedete, non è una grandissima macro. Ci sono un po' di dettagli che vengono persi. Insomma, non mi ha convinto. Per quanto riguarda invece i video, questi sono in Full HD, ma anche questi, bah, non convincenti. Cari amici di mobileOS.it, siamo qui con l'Acer Liquid Z630. Stiamo vedendo un pochino come si comporta con i video. Siamo in full HD, lo zoom direi che sgrana particolarmente. Torniamo allora un pochino indietro, andiamo a vedere un po' anche di cambiamenti luminosi. Direi che si comporta abbastanza bene. Andiamo a vedere, a chiudere su qualcosa di più ravvicinato. Magari questa foto mi avvicino davvero davvero tanto, la sto quasi toccando, vado a mettere a fuoco, ecco qui direi molto molto bene la messa a fuoco e vado a chiudere sul solito rubinetto. Ok, quindi questo è quanto per la fotocamera. Vado un attimo anche a farvi vedere la messa a fuoco. Prendo un soggetto, prendiamo lui perché poi mi servirà per un'altra prova. Ecco qua. Vado a mettere a fuoco, togliamo un attimo il flash. Ok. La velocità di scatto buona, messa a fuoco, però che in realtà per quando si va a rivedere le foto non è così, come dire, perfetta. Concludendo allora il discorso sul software, il dispositivo, peccato che manchi su questo prodotto la possibilità di avere delle features per uso con una sola mano e qualche altro accorgimento per favorirne l'uso, perché abbiamo un display molto grande e sicuramente con una mano solo, benché la mia mano sia abbastanza grande, non è davvero possibile andare ad utilizzarlo. Quindi servono entrambe le mani. Per il resto però, buona l'ergonomia del prodotto, pesa solo 165 grammi, nonostante i 4000 mAh di batteria e uno spessore di 8,9 mm, e devo dire molto molto buono. Per il resto, allora vediamo un po' se c'è ancora altro da dire, ma direi che abbiamo detto praticamente tutto. Vi faccio vedere solo due cosine subito. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa. Ovvero vado a collegare il caricatore, vedete che qui c'è il LED di notifica. Poi vado a riprendere, anzi, la cosa che ho preso prima. Ecco qua l'adattatore con la chiavetta USB, perché vi faccio vedere come, andando a collegare il dispositivo, vedete, si accende tranquillamente la chiavetta e viene letta. Quindi nessun problema anche da questo punto di vista.
su Antutu, vi faccio vedere anche quanto raggiungiamo. Abbiamo circa 30.000 e qualcosa come punteggio, se non ricordo scusate, se non ricordo male, sì, infatti proprio quello, un punteggio alla fine sommato discreto. Ricordo, processore di Mietek, l'MT 6735 quad core da 1.3 GHz con 2 GB di RAM, memoria interna da 16 GB, che garantiscono alla fine una buona fluidità generale. Razer ha lavorato bene sul software, quindi ci troviamo bene. Per quanto riguarda la navigazione stradale, è presente anche Acer Nav, si comporta bene, fa scaricare le mappe in collaborazione con TomTom, il GPS se la cava discretamente bene. Riproduzione video full HD c'è, naturalmente nessun supporto per i 4K e i UX, serve qualche altro player per andare a vederli. Direi a questo punto di giocare a GT Racing 2 e chiudere qui la nostra recensione. Nel frattempo che parte GT Racing 2, abbasso il volume, vi ricordo prezzo e quant'altro, siamo intorno ai 170 euro come prezzo e in base anche alle offerte che ho visto su Amazon e altri store. Poi vi consiglierò anche, come sempre, un costo comunque buono per questo Acer Liquid 630, un terminale che ha il dual sim, ha il 4G, ha una buona autonomia, direi uno dei migliori che si possono avere. Nel frattempo siamo partiti nel gioco, un buon software e buone prestazioni generali. Anche la giocabilità, come potete vedere, non è niente male, riesce ad avere una discreta giocabilità, qualche piccolo lag qua e là, qualche piccolo blocco diciamo può esserci, ma nulla di così clamoroso che non ci permette di giocare. Anzi, direi che ha anche una buona grafica, il telefono riesce a garantire una giocabilità, devo dire appunto, discreta. Questo è quando, vediamo un po' come riprende il sistema, devo dire molto bene. Ah, in questa zona c'è la possibilità di una sorta di aggregatore di notizie, social e quant'altro messo appunto da Acer. Le cose che non mi hanno convinto, forse ecco, non mi ha convinto la camera, che poteva essere sicuramente più interessante, e magari un audio che uno speaker, visto il telefono così ampio, poteva essere messo sicuramente più potente. Direi comunque che è tutto per la recensione di Acer Liquid Z630. Ci vediamo alla prossima, cari amici di mobileOS.it. Ciao.